F11, vuoto. Ciao a tutti, sono Giuseppe. Nell'ultimo articolo vi ho parlato del Braille e vi ho suggerito che potete utilizzare la Datilo Braille virtuale di Biblos oppure avvalervi dell'anteprima Braille. Ora realizzo questo video per farvi vedere un po' come si fa. Allora, iniziamo dalla Datilo Braille. Per attivare la funzionalità di Datilo Braille, Menu file. andate qua. Modifiche, formato, strumenti. Nel menu strumenti, Menu strumenti, Braille sottomenu. Braille, Personalizza tab, grafica tatti, dattilo Braille, CTRL più A più A. dattilo Braille. Invio. Sto lasciando il menu vuoto. Ora la tastiera si è trasformata. Praticamente se premete qualche tasto, tipo io premo la lettera R, questo è un messaggio praticamente di errore che, diciamo, segnala che la tastiera non è utilizzabile. I tasti utilizzabili sono 8, anzi 9. F di S di Savona, A per i punti 1, rispettivamente 1, 2, 3 e 7, e dall'altra parte J.4, K.5, L.6 e la O accentata, se non ricordo male, sì, la O accentata per il punto 8. Ok? Praticamente già ho scritto un Cella carattere. Braille 8. Allora, per digitare con la dattilo Braille si premono questi tasti, ad esempio, scrivo la parola ciao in Braille. Quindi premo i punti 1-4 per la C. Ho scritto una C. Cella Braille 14. C'è la Braille 1-4. Vuoto. Ci sto andando con le frecce. Poi la I, che è 2-4. Quindi ho scritto. Cella Braille 24, vuoto. Ci sono andato di nuovo con le frecce. Poi la lettera A, che è solo il tasto F, cioè il punto 1. Ed ecco il punto 1. E poi la lettera O, che è 1, 3, 5, che si fa F, S di Savona e K. E abbiamo scritto ciao. Cella Braille 135, cella Braille 1, 9. Cella Braille 14, cella Braille 135, vuoto. Ok, questo è un modo, uno dei modi che potete utilizzare per imparare il Braille. Andiamo a disattivare la Menu Dattilo file. Braille. Modif visuali, inserisci, format, strumenti, menu strumenti, personalizzi, grafica, dattilo Braille, CTRL più A più attivato. Invio, sto lasciando il menu. Ok. Ove. Cella Braille, vuoto. Cancelliamo la parola ciao e via. La stessa cosa potete farla scrivendo normalmente, tipo C, I, A, O, spa, spa, T, U, T, T, spazio. V, spa, S, T, O, spa, E, R, F, A, R, V, E, D, E, R, S, L, A, P, A, N, T, E, P, R, I, E, A, spa, B, R, A, I, L, L, E, punto. Ciao a tutti, vi sto per far vedere l'anteprima Braille. Ok, ve l'ha detto il mio giusto cosa sto per fare. Quindi ho scritto questa frase, vado in stampa Braille. Menu file. Stampa Braille punto 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 CTRL più Eccolo alt qua. F do invio. Sto lasciando il menu. Ciao a tutti, vi sto per far vedere l'anteprima Braille. Stampa Braille, tabella predefinita, Biblos 3 di 37. Preparo il Tab, documento, prepara pulsante. quindi clicco su Prepara. Assicuratevi che la tabella predefinita sia Biblos. Clicco su Prepara. Ok, Spazio 100%. Intervallo di stampa, tutte le pagine. non dobbiamo stamparlo, ma dobbiamo andare semplicemente in anteprima, Shift tab, anteprima, punto, 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 che è pulsante. questo qui. Entriamoci. Spazio, anteprima, braille, editazione. Cancelletto una barra. Dollaro, ciao a tutti, vi sto per far vedere l'anteprima braille, vuoto. A noi però non interessa questa modalità di anteprima, ma interessa la terza modalità di anteprima. Vedere, dollaro, ciao a Questa tutti, è vi sto per far. l'anteprima testuale. Per scegliere un'altra modalità di anteprima, sotto in fondo vedete che c'è una barra di stato dove tutto a destra c'è anteprima e in questo caso c'è scritto Tab, testuale. pagina catab, anteprima, testuale, 1 di 3. Ok?
Voi, da questa casellina, scegliete l'anteprima Braille. Codificata. Codificata no? Braille. Braille. Eccolo qua. Tab editazione. E ora qui è apparso, anziché avere i caratteri testuali, sono apparsi i caratteri Braille. Cella Braille vuota, cella Braille vuota. Cella Braille vuota, cella Braille 1236, cella Braille 15, cella Braille 145, cella Braille 15, cella Braille 1235, cella Braille 15. Ok, Ove. questa Cella è. Braille vuota, cella Braille vuota, cella Braille vuota, cella Braille 1236. Ove. Andiamo più Cella su, Braille vuota. vediamo se riesco a individuare la C di ciao. Cella Braille vuota, cella Braille vuota, cella Braille 46. Cella Braille 14. Eccolo qui, inizia da qui. Cella Braille 46. Questa qui, dove il cursore è adesso, è il segna maiuscole, i punti 4, 6. Cella Braille 14. Poi c'è la lettera C, 1, 4. Cella Braille 24. Poi c'è la lettera I, i punti 2, 4. Cella Braille 1. E poi il punto 1, la lettera A. E Cella Braille poi 135. i punti 1, 3, 5, che è la lettera O. E basta così. Potete uscire da qui, volendo, poi. Escape, stampa Braille, antepri escape, editazione. Potete tornare al documento. Nel documento potete scrivere qualsiasi cosa. Bene, per suggerimenti, per domande, potete iscrivervi nel gruppo di Biblos. Cercate in Facebook Biblos Braille e trovate sia il gruppo che la pagina. Alla pagina potete dare un clic, cioè un mi piace, al gruppo potete chiedere l'iscrizione. Ok, ci vediamo. Ciao.